In questo video tutorial vi mostriamo un pochino come utilizzare l'aula con Podio per fare due cose: lo streaming dell'intera aula e quindi della lezione agli studenti che sono collegati da casa e la registrazione dell'intera lezione che poi viene caricata su My Media. E lo facciamo dall'inizio, quindi da cosa dovete chiedere alla reception dell'edificio in cui fate lezione. La prima cosa da chiedere non è più microfono o telecomandi, ma ci serve questo cavo. E alla reception basta chiedere un cavo Webex. Controllate perché non sempre lo danno correttamente, è un semplice cavo USB, quindi con un ingresso USB standard e USB quadrata. Quindi questo cavo poi servirà per collegare il nostro portatile alla postazione del podio direttamente su WebConf. Quindi praticamente questo ingresso è quello dove andremo ad inserire il nostro cavo USB. E in altre parole non fa altro che collegare la webcam dell'aula e il sistema audio dell'aula al nostro computer. Quindi, una volta chiesto il cavo USB, si entra in aula, davanti al podio andiamo a utilizzare il tablet che comanda un pochino tutto il podio. Per farlo, la prima operazione è cliccare su Avanzato, inserite le vostre credenziali Unimib. Una volta che avete il messaggio di login corretto, quindi siete loggati con le nostre credenziali di Ateneo alla gestione dell'aula virtuale, diciamo del podio, cliccate su Accendi podio e proiettore. Dovreste vedere che l'aula si attiva, quindi l'audio viene attivato e soprattutto dietro di voi sentirete il telo scendere. Ora, lo step successivo è quello di collegare il PC con il famoso cavo Webex, quello che abbiamo recuperato poco fa alla reception, e con il cavo HDMI per la connessione video. Accendo il mio PC, recupero il cavo HDMI direttamente dal podio. Connetto il cavo USB alla porta WebConf e a una semplice porta USB nel nostro computer. Diciamo che per fare lezione abbiamo bisogno di due fasi. La prima fase è quella di proiettare lo streaming, quindi avviate una riunione. Prima, adesso qui il sistema vede la nostra webcam. Dobbiamo fare in modo che Webex trovi come periferica le telecamere, diciamo, che sono installate nell'aula. Per farlo dovete spostarvi sul pannello del tablet, selezionare cavo HDMI e full screen. In questo modo abbiamo abilitato la telecamera che viene vista come periferica del nostro computer e successivamente dobbiamo andare a selezionare le sorgenti con altoparlanti USB Podio Speaker, dovrebbero già essere selezionati di default, però per sicurezza controllate, e come telecamera USB Podio. Quindi in questo momento vedete che non stiamo streamando la nostra webcam, ma il punto di ripresa è la telecamera posta in alto nella nostra aula. Una volta fatto questo, assicurati appunto di vedere la telecamera esterna, cliccate su Avvia riunione e normalmente parte una sessione Webex, come quelle che siamo ormai abituati a fare. Lo step successivo, se vogliamo registrare quello che stiamo streamando, è quello di spostarsi nuovamente sul podio, cliccare sul recorder, selezionate Side Small, in maniera tale che chi vedrà la vostra lezione video registrata, vedrà esattamente una configurazione come questa, quindi qui nella schermata grande le vostre slide proiettate e nel quadratino piccolo potrà vedere comunque il docente che sta spiegando. Molto semplicemente poi cliccate su tasto rosso, quindi in questo caso si accende la luce rossa del podio. Questo significa che tutto quello che voi state streamando in realtà è anche registrato e viene salvato nella vostra cartella My Media, quindi nella pagina delle Learning, e ha un nome che è indicato in questo punto. Quindi in questo caso la mia è U07A12, quindi edificio 7 aula 12, lezione del settembre 2021 con la data. Vi troverete questa dicitura e il file
che rappresenta lo streaming registrato di oggi. Quindi nel momento in cui abbiamo attivo la fase di registrazione e attivo lo streaming, semplicemente andiamo a condividere i nostri contenuti, quindi le nostre slide di PowerPoint, come abbiamo sempre fatto, e quello che gli studenti vedranno da casa è una normalissima sessione Webex, quindi con diciamo la chat accanto, le webcam attive degli studenti in alto e il contenuto condiviso, mentre invece la videoregistrazione avrà questo formato, quindi qui il PowerPoint e accanto appunto la videoregistrazione della lezione. L'ultimo passaggio, che è appunto quello di recuperare il file video della nostra lezione all'interno della propria pagina e-learning, quindi collegandosi alla propria area all'interno dell'e-learning, basta andare su My Media e vediamo che all'interno degli ultimi filmati troviamo la registrazione della lezione che abbiamo sia condiviso in diretta streaming, quindi attraverso una lezione live, ma anche registrandolo grazie al Podio. Il vantaggio dell'utilizzo della registrazione tramite Podio piuttosto che tramite registrazione di Webex è il fatto che il file della lezione venga automaticamente caricato nella nostra sezione My Media. Quindi appunto vi consigliamo di utilizzare questa funzionalità direttamente dal Podio, proprio perché si evita di dover riscaricare un file di cospicue dimensioni sul proprio computer per poi ricaricarlo in My Media. Quindi attraverso il Podio questa operazione è automatica. Una volta che abbiamo individuato il nostro file in My Media, ci basta andare all'interno della pagina del nostro corso, quindi all'interno della dashboard, e normalmente caricare il file all'interno della nostra sezione dedicata.